Alessandro Paci, se questo nome non vi suggerisce nulla, non preoccupatevi, non è colpa vostra. Sì, ma chi è? Trattasi di un comico toscano, di Scandicci per la precisione, che ha debuttato nel mondo dello spettacolo con l'amico e collega Massimo Ceccherini. Oddio, immagino il tipo di comicità che proponevano allora. Volgarità verbali a fiumi destinate a un pubblico facilone da facce ride? Esattamente. Poi, in realtà, hanno sfornato anche lavori simpatici e interessanti, tra i quali straconsiglio la loro rivisitazione personale della favola di Pinocchio, ma il cinema. Com'è il Paci attore? No, semplicemente no. Non che Ceccherini sia questo granché. Credimi, Alessandro, è peggio. Ora, abbiamo detto che è un comico. Quindi attore, anche se secondo me assolutamente mancato. E per non farsi mancare nulla, ha fatto anche il regista. E nel film di oggi lo vedremo sia davanti che dietro la macchina da presa. Ma sono i prescenti, che è onnipresente. Manco ti rispondo, stiamo per posare gli occhi sulla nipote di Barba Blu del 2005. Che non trovo molto su sto film in Intersoz, te lo sei inventato? Sì, sì, certo, come no. E questo che sarebbe? Un terribile lavoro di grafica. Dici? Sì, effettivamente sembra un po' una copertina da film per adulti. Vabbè, c'è già da avere paura, sì. Si balzi in rimario! Ne azzeccasse una. Il film inizia con un narratore che racconta rapidamente la favola di Barba Blu, ma già che sicuramente la conoscete, direi di skippare questa parte e... ma io non la so! Cioè, cosa sarebbe sto Barba Blu? Un puffo? Dio, non ce la posso fare, vi prego, aiutatemi, raccontategliela voi. Benissimo, Barba Blu era un soggetto particolare, estremamente ricco, amante della solitudine e dotato di una barba di colore blu. Probabilmente ossessionato dal proprio cognome, già che si è spronato a tingersi la barba. Riesce a raccontare una favola senza psicanalizzare i personaggi? Ma è importante, onde comprendere meglio i retroscena mentali che... Sì, sì, ho capito, vai avanti tu. Un giorno sposa una donna e le permette di fare qualsiasi cosa. Solo una regola specifica: non aprire per nessuna ragione al mondo una porta specifica. E non ricordo come va avanti. Scusa, che c'è da ricordare? Nonostante l'avvertimento, la donna apre la porta proibita. Era quella del bagno, no? Perché se così avrebbe ragione lei. No, non era quella del bagno. La donna spalanca l'uscio e... altro film con Carlo Monni? Così pare. Sì, ma prima dice che è un peccato perché come caratterista meritava di più. Poi mostra una sfilza di interpretazioni orripilanti. Insomma, è poco credibile. E invece insisto nell'affermare che il povero Monni non meritava certe porchellicole. Sì, ma chi ha visto la tizia nella stanza? In teoria, e stando alla favola, i corpi appesi e imbrattati di sangue delle precedenti mogli di Barba Blu. Forse ai tempi le seppellioni costavano troppo. Non credo siano tacchi di alcun tipo, ho mai sentito nulla del genere. Io dico che c'ha due gambe di legno. Temo che il mistero rimarrà tale. Arriviamo ai giorni nostri. Giovane vedova, ancora piacente. E che cavolo significa? Insomma, se è giovane è piacente quanto prima. Cioè, a chi ha scritto questo? Alessandro Paci. Ah, anche sceneggiatore? Già. Scopo matrimonio. Chiedere di Lucrezia. Ed eccolo qui il nostro eroe. Sì, ma che sta combinando? Fa uno shampoo. Compagnia. E che mazza di usanza è? Non credo sia importante. Viene introdotto un personaggio irresistibile, la segretaria sbadata. Sicuro sia una segretaria e non un ispettore? Per caso si chiama anche Clouseau? In breve siamo alla redazione di un quotidiano. Il direttore ha riconosciuto lo stile dell'annuncio matrimoniale e... Quello della giovane vedova ancora piacente? Un stile ignorante, direi. Non interrompere. Dicevo, riconosce lo stile dell'annuncio e, sospettoso, invia un giornalista a... Vai là sul posto e cerca di trovare tutto. Prove, testimonianze, qualsiasi cosa. Non capisco, cioè... Sospetta ci sia dietro qualcosa di molto macabro. Comprendo la sete di scoop, ma rivolgersi alla polizia magari? Sei una delusione, Scraus. Mai chiamarlo se sbirros. Direttore, guardi, se si tratta veramente della vedova nera, questa volta le giuro che raddoppiamo la tiratura. Ho un brutto presentimento, come se stessimo per assistere a una storia molto lacunosa. Presentimento? Io sono già quasi alla certezza. Mi fa una foto, vado via. Vai, vai, ciao, non c'è da fare, vai. Vado al lavoro. Arrivederci. Ed ecco la regia di Paci, inquadratura statica, attore che abbandona il set. Semplicemente, wow! Ho visto video col telefonino più migliore. Non fatico a crederci.
sguardo martoriato, cartello improbabile, ha un non so che di commedia riuscita malissimo. Non dovrebbe partire così prevenuto nei confronti dei... Mi scusi, buon uomo, volevo chiederle un attimino un favore. Arrivederci, grazie. Ok, è un orribile tentativo di commedia. Guarda, in genere in questi film si nascondono sempre un paio di gag decenti e sono più gustose proprio perché sguazzano in mezzo alla mediocrità. Quindi armati di pazienza e... Buonasera a tutti! Eccola, la gag decente! Non credo proprio. Cioè, guardate, la vittima era già in modalità frignona ancora prima di beccarsi la freccetta. Si vede che se non aspettava. A che giocate? A 3-7. Ma a 3-7 si gioca ben morto, Chi è tu? Chi è morto a me? Non credo di voler continuare a guardare questo film. Eh no, si è imbarcato in questa avventura, ora la deve percorrere fino in fondo. Sì, ma pensavo di imbattermi in un filmettino banale di qualità semi-amatoriale, non nel cugino di parentesi tonde. Che tristezza. La posso mettere di starmi sempre appiccicata? Lasciami stare, occhio, Questa non l'ho capita. Perché, le altre sì? Buonasera, buon uomo. Buon uomo a chi? La battuta meglio recitata fino ad ora, e la dice Franco Pini. Davvero devo andare avanti? Ovviamente. La fai facile tu. Paci prende una stanza. Sono rimaste due, la 13 e la 17. Ah, sarebbe un albergo quello. Con molta fantasia, sì. Ma se io mi sveglio alle 9, faccio in tempo a fare colazione? Se ti svegli... Ma basta veramente però! Mi sembra corretto. Qualora non ci aveste fatto caso, uno dei difetti più grossi del film è... La sceneggiatura. Il cast. Gli uomini con due gambe di legno. No, il comparto audio. Hanno registrato tutto sul posto, infischiandosene dei rumori e dei fruscii di fondo. Gran bella locanda. Vero, sembra uno dei tuoi video. Sì, ma c'è una grossa differenza. Io sono un poveraccio che si arrangia con quello che ha e non può permettersi nulla di che, mentre quella è una produzione dove si suppone lavorino dei professionisti del settore. Però dovrebbe almeno acquistare un paio di faretti per correggere le... Me ne frego, la lampadina cinese da 8000 watt sul soffitto andrà benissimo. Dormito bene? Abbastanza, a parte qualche piccola zanzarina. Mai state zanzare qui. Oh mio Dio. Cos'è quella cosa? Una volta io ho visto uno con un brufolozzo così giganterrimo. Ce l'aveva sul naso, poverino, ma si vedeva che stava male. Era tutto bianco, coi capelli multicolorosi e la bocca tipo... Era un pagliaccio, imbecille. Non devi offendere la gente quando non la conosci. Poverino, quello lì cadeva sempre e si spruzzava le cose addosso. Piuttosto, aiutami a capire cosa sta succedendo. Sì, hai ragione, è tutto un po' frammentato. Allora, c'è sta tizia ricca e nobile che pubblica un annuncio matrimoniale su un giornale. Alessandro Paci si fa avanti e la raggiunge per candidarsi come marito. Nel frattempo un giornalista si reca sul posto perché sospetta che la tipa sia in realtà la famigerata vedova nera. Per andare a Villa Bruna mi conviene passare di qua o di là? Te vado di qua, però di qua e c'è via di là di qua. Ha detto? E di qua c'è via di là di là, c'è quasi uguale, sono quasi uguali. Ma che cazzo stai dicendo? Perché hanno inserito un Veneto in un film di Toscana ambientato in Toscana? Che fai, vazzista adesso? No, il problema non è da dove proviene, è che un accento così marcato ed evidente lo senti a Venezia, non nella Maremma. Ma è un viandante lei? Sono viandante, sì, sono viandante. Ecco, la vedo andare a fanculo. Fai culo, è facile andare a fanculo a gente così senza niente. Ah, ed eccola finalmente, la comicità tanto cara al protagonista. È tipo la battuta qualitativamente migliore riscontrabile in un cinepanettone. Sì, tolti Rutti, Peti e c'è lo mio marito. Vabbè, Paci prosegue e incontra un altro tizio improbabile. Cavallo, oh oh, cavallo, oh oh. E il suo cavallo canta? Canta sì, e anche bene per Dio. E allora c'è anche il proavverbio, no? Proavverbio? Ma sì, canta cavallo che l'erba esce. Credo. Vi risparmio buona parte del dialogo, visto che non porta da nessuna parte. In breve, il contadinotto qui presente mette in guardia il pretendente. È cattiva, perché la gente dice ce ne andate già 3 o 4, non è tornato neanche uno. Quindi lei faccia come gli pare. Però, se ci vuole andare, vada. Però, mi dia retta, non ci vada.
Quindi mi faccia capire, questa è una probabile serial killer a piede libero, lo sanno tutti e nessuno prende i provvedimenti. Ma che scherzi, cioè la redazione locale ha appena mandato un giornalista, ti sembra poco? Ovviamente. Era sarcasmo, non dovevi rispondere. Comunque, dopo tutte ste peripezie, il protagonista arriva finalmente a destinazione. Chi hai sparato? Forse un effetto audio inserito a caso? E questo che c'entra? No, non l'ho messo io. Chi? Beh, io no. No, basta. Chi è che sta avviando le clip? Le sembro il tipo che perde tempo dietro a buffonate del genere. No, preferisce altre buffonate. Paul, tu ne sai nulla? No, stato io. Ok, ammetto che la risata di Olsen un po' mi mancava, ma tocca di nuovo le clip e ti costringo a una maratona di Twilight. No. Va bene, ho capito, non... Che passa, che sta loco? Non ho stato io questa volta, davvero. Sì, anch'io sospetto che sia stato qualcun altro. Che miri? Punisci il sialtrone a chi? Nah, torniamo al film, va. Paul! Ah, quindi c'è qualcuno che sta effettivamente sparando. Vuoi lanciarti per bene, per favore? Mi sembra facile a lei? Grasse visate. La signora nel parco, se la vuole raggiungere. Ma in che razza di istituto mentale siamo finiti questa volta? Non lo so, ma i tuoi pazzi soffrono tutti della stessa sindrome stavolta. Credono di essere degli attori. Sì, ma sanno recitare? Osteria? No, l'osteria è in paese. Ma quella è... Miriana Trevisan. Pare proprio di sì. E sapete com'è? Dove c'è la Trevisan c'è il grande cinema. Sta... Sì, sto scherzando ovviamente. Non è un'attrice e si vede. Buonasera, sono qui per l'annuncio. Questi sono per lei. Adoro i fiori. Si accomodi. Ha sfiorato il pianoforte. Sfiorare non significa... Ma perché ti correggo? Lei è il signor? Baldo, mi chiamo Baldo. E il suo cognome? Vino. Il signor Baldovino. Mica male come nome. Che nome scemo. Concordo, poco credibile. Proprio voi due parlate? Deve sapere, signor Vino, che io non tollero gli uomini che bevono, fumano e fanno battute a sproposito. Oddio, che è? So quello che non è. Un'attrice. Le faremo sapere. Arrivederci. Arrivederci. Signor Vino. Ma come sarebbe a dire le faremo sapere? Che razza di... Cos'è un colloquio di lavoro? Beh, vedi in faccia un mattacchione come Paci che dice di chiamarsi Baldovino, non è sufficiente. Io lo inseguirei a pistolettate. Ecco, quello magari è un tantino eccessivo. Paci se ne va e via ad un'altra sequenza. Ora fumi anche di mattina. Lo sai che non sopporto gli uomini che fumano. E poi lo dico per te, se continui così tu finisci male. Ma cosa sta succedendo? Chi è quella gente? Credo si tratti di un flashback buttato a tradimento e quello è il primo marito della Trevisan. Infatti segue un altro straccio del passato, stavolta relativo al secondo marito. Ora bevi anche di mattina. Lo sai che non sopporto gli uomini che bevono. E poi lo dico per te, se continui così tu finisci male. Io questa l'ho già sentita. Certo, chissà quando. E si flashbacka pure il terzo marito, così non ci facciamo mancare nulla. Un giocatore d'azzardo. Se li sceglieva tutti bene. Ma lo sapete a proposito di carte che mio nonno è morto mentre giocava a carte? Ah, con l'asso. Non gliel'ho viste. Era una battuta. Che c'è di ridancioso? Gioco di parole, con l'asso o collasso. Sì, non sa se aveva l'asso in mano e che c'è di divertevole. Sai almeno cos'è un collasso? Una buona mano di poker? Lascia perdere, tempo perso. Ora giochi anche di mattina. Lo sai che non sopporto gli uomini che giocano. E poi lo dico per te. Se continui così, tu finisci male. Insomma, il suo marito ideale dorme fino a mezzogiorno. Ma passiamo oltre e speriamo bene. Battista, suonano alla porta. Con permesso, signora. Forza, il maggior coso coi roller! Quanta originalità! Un campanello che urla come quello di Dylan Dog e un maggiordomo spettrale in puro stile Lurch della famiglia Adams. Ma come avrà fatto Alessandro Paci ad avere certe idee, dico? Mentre ci pensi, possiamo scorgere due nuovi ospiti. Un tantino impressionabili, pare. Sì, al mercato del pesce quei due perderebbero i sensi in loop. Piuttosto
piuttosto sto leggendo il wall of text riportato sulla sua maglietta. È molto particolare, mi pare che sia quello di... Particolare dir poco. Si tratta del celebre monologo di Trainspotting. Mica guardo solo schifezze io. Celebro quanto muoio, non me lo ricordo proprio. Ma come sarebbe a dire? È quel lungo discorso affrontato all'inizio del film. Intendi quello dove Stallone piange e dice tutte quelle cose al colonnello? Che idiota, è Trainspotting, non Rambo. Cos'è il tuo ultimo acquisto? Sì, fatto su Pamplin.com. E che è un altro film? Sei il sequel dignitoso, vivente, mai scritto di Scemo e più Scemo. Non mi piacciono i drammatici, sono noiosermi. Pamplin.com è un sitarello per mezzo del quale è possibile acquistare vestiario nerd di qualità. Quindi t-shirt, felpe, scarpe, calzini, accessori, cover per cellulari, poster e tanto altro. E cose sui film belli? Come questa maglia? Oh, intendo tipo l'esorciccio. Ancora no, ma in futuro chissà. Ma c'è di più. Se durante l'acquisto utilizzerete il codice promozionale T-Scream tutto in maiuscolo, avrete diritto al 15% di sconto. Su un prodotto o su tutta la spesa? Su tutto quello che hai nel carrello. Troverete il link al sito di pamplin.com qui sotto in descrizione del video. E ora la nipote di Barba Blu. E che? Il titolo del film che sto stroncando. Siamo i rappresentanti del signore. Cioè, i galoppini di un pretendente. Ma no, i testimoni di Genova. Sarà Genova, cretino. Sapete che siete in grave pericolo? E voi potreste rappresentare la salvezza dell'intera umanità? Davvero sono testimoni di Genova. Ecco, quelli sì che sono degli ottimi pretendenti per Lucrezia. A meno che non sopporti gli uomini che bussano alle porte di perfetti sconosciuti anche di mattina. E benvenuti a un altro episodio di Indovina la canzone. Che cosa sta cantando la nostra buona domestica qui presente? Perché sta cantando? Risentiamo il pezzo. Mamma mia, come sto? Dalla voce deve essere qualcosa tipo Ray Charles, però boh. Cocaine Derek Clapton. Ed abbiamo un vincitore! Congratulazioni Fagion, non era facile. E il premio? Te l'ho già consegnato, delle sonore congratulazioni. Sai com'è, non posso permettermi... Te suono io, se non ne sganzi il telero. Ok, ok, ci sistemiamo dopo. Ma che fa? Dal brum brum della gola diresti che beve acqua arancia. Qualcuno qui soffre di ematofagia? Guarda che il brum brum lo fa con la gola, non col di dietro. Ematofagia, non aerofagia. Signora Lucrezia, ci sono due signori che vogliono vederla. Prego, falli entrare. E perché ora pare posseduta dallo spirito di Bruno Pizzul? Volete favorire? È stato appena versato. No, no, via, bisogna andare via. Non via, abbia via. Bisogno di andare via, 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 via. Davvero se ne vanno. Così pare. Dunque, che senso ha tutta la sequenza relativa al loro arrivo e... Battista, di alla cuoca che ha messo troppo tabasco nel succo di pomodoro. Non posso berlo, è troppo piccante. Ecco che senso ha. Serviva a inscenare questa gag. Non ho capito, i due genovesi sono fuggiti perché odiano il tabasco. No, cretino, pensavano stesse bevendo sangue. Sangue? Ma sono scemi. Guarda, in tutta questa storia c'è soltanto uno scemo. Tu. E poi avverti il signor Baldovino di presentarsi domani alla villa. Mi piacerebbe conoscerlo meglio. Ed ecco l'espediente ultra calcolato per evolvere la trama. Non ci aveva dormito la notte per pensarci. Torniamo dal buon Baldo che casualmente incontra il giornalista e, colpo di scena inaspettato, i due si conoscono. Emilio Petro, classe 68, studi liceo scientifico. Ti ricordi di me? No. Cioè, lui lo conosce. Non corrisposto. Ridete? Devo per forza. No, tranquillo. Allora, Emilio non sembra sia stato un grande amicone di Baldo. Ti ricordi quella volta che scopristi che la tua fidanzata ti faceva le corde? Lo sa con chi te le faceva? No. Con me. Perché sta ridendo? Dove sta il coltello? Non tutti regolano i conti a modo tuo, sai? E poi c'è qualcuno che la prende... come dire, un po' troppo con... Sentite, sempre fate questi scherzi simpatici, bravo, bravo, bravo. Scherzi simpatici? Ho sentito bene. Baldovino non è esattamente uno capace di farsi valere. Ti ricordi quella volta che misero quel sacco nero e poi giubbotte, randellate? Non mi... fu mia, fu mia. Avete fidanzato? Questa sembra divertentissima.
Se non sei nel sacco nero. Te puedo confermare che è sull'espasso. Luna piena, Wolverine si è ubriacato come una scimmia e cerca invano di agguantare una donna tutt'altro che spaventata. Giuro, se non me lo mostrava non ci avrei mai creduto. Utilità della scena? Riempitivo a caso. Non sono mica una di quelle donne che si concede al primo minuto così facilmente. Non fa ridere. Che lo dici a me? Ma ci sono 100 stanze. Io praticamente posso entrare dentro tutte le stanze. Tranne? Tranne quella che si apre con quella piccola chiavina d'oro. In sostanza, le stesse condizioni che Barba Blu imponeva alle sue mogli. Spiegazione superflua, era palese. Sopravvaluti parte del genere umano, tu. Chi è Barba Blu? Mentre io mi limito a ignorare quello 0,001% costituito da irrecuperabili. Bravo, perché quella è la mia stanza segreta. E non sopporto che nessuno invada la mia privacy. Privacy? Privacy. Forse voleva dire travasi. Piuttosto, non sopporto che nessuno invada la mia privacy. Cioè, esigo che qualcuno lo faccia. La doppia negazione. Che dire, dialoghi scritti bene e recitati meglio. Ma la prima notte di nozze, Lucrezia si alzò all'insaputa del marito Ballo. Voce narrante a parte che è stata zitta per mezz'ora e ora riappare a tradimento. Prima notte di nozze, marito. Vero, manca qualcosa ma mi sfuggisce. Il matrimonio forse? Si saranno sposati in corridoio mentre raggiungevano la camera da letto. Piuttosto cosa... Cosa combina Lucrezia? Viene omesso. Si passa direttamente al giorno dopo. Baldo sta... Ma cosa fai, Porca miseria, non ha resistito neanche mezza giornata. Qui finisce male. La cameriera stramboide lo ferma e lo invita ad andare a pescare. Quindi salvo. Lui ovviamente, noi manco per sogno. Un tantino troppo drastico forse. Dici? Senti questa. Baldo getta l'amo e con precisione millimetrica involontariamente becca il boccaglio di un bagnante. E lo stronzo soffoca? No, guardate voi stessi. È agghiacciante. Sì, questa cosa va oltre qualsiasi legge fisica, morale. Cosa diavolo è successo? No, la vera domanda è, ma davvero è stato tutto involontario? Pare di sì, anche il cerbottaniere si discolpa. Grande, 3 minuti e 55 secondi. Nuovo record mondiale, oh. Altri 2 secondi e morivo soffocato. Che c'è? Ma se voleva allenarsi in qualità di apneista, perché si è portato dietro un boccaio? La risposta è davanti a te, ma ti rifiuti di accettarla. Dimmi, ti sembra un tipo sveglio quello lì? Grande, 3 minuti e 55 secondi! Nuovo record mondiale, oh! Ha ragione, chiedo scusa per l'interruzione. Troppo comodo rispondere così. Me ne frego. Di nuovo notte, Lucrezia fa i suoi giri misteriosi. Lo stesso prezzo delle altre volte. Sarò lì tra un'ora. Forse una donna di facili costumi? Considerato l'impegno richiesto da Baldo per conquistarla, di facili costumi è un eufemismo. In ogni caso, il punto è che la misteriosa moglie Hera conduce una vita priva di sonno e solo per prendersi cura del proprio segreto. Vuoi vedere che Batman? Non credo proprio. Di nuovo notte, c'è ancora la luna piena, Wolverine è sempre ubriaco e la sua preda non ha avuto tempo di cambiarsi d'abito. Non è che quei due si stanno vincolendo da 24 ore. Non che ce ne importi a dire il vero. Comunque per tutto questo tempo Baldo è stato braccato dal suo amico giornalista. Amico non direi. Vabbè, ci siamo capiti. Questo perché il buon Emilio vuole catturare l'esclusiva sulla prossima vittima della vedova nera. Sì, prima le foto e poi semmai dopo, se vedo che ha bisogno d'aiuto, chiamerò dei soccorsi. Ribadisco, amico non direi. Aspetti, aspetti, sta succedendo qualcosa, aspetti, Resisti! Resisti! Ti salvo io! Ho fatto un corso! Mi devi lasciare stare, sei a me, ma... Ennesimo equivoco? Sì, e via la scena madre del film. Lei ti vuole ammazzare! Io? Ma che cosa stai dicendo? Nicoletta Braschi, fatti da parte, abbiamo una nuova capronessa. È davvero terribile. Lo sanno tutti in paese, ti chiamano col nome di quell'insetto... Quell'insetto... La pantegana? Penso di aver appena interrotto sul nascere un infinito elenco di scemenze. Quello che è sempre nelle lenzuola di 007. La vedova nera?
è lei. Cioè, perché se lo sa vuol dire che... No, se lo sa vuol dire che ha visto i film di 007. È semplicemente incredibile. Più si va avanti e più sto film si affossa da solo. Ed è partito malissimo. Sei stata te a uccidere tutti i tuoi mariti e a mummificarli e a nasconderli nella famosa stanza segreta, come il tuo avo Barba Blu. Tanto segreta non mi sembra, la conoscono tutti. Una cialtronata dietro l'altra. Paci, ma che razza di sceneggiatura hai scritto? E quindi non servirà a niente dirvi che i miei tre mariti si occupano felicemente di certi miei affari in Sud America. Conosco certi affari in Sud America, altro che Felicidad. Non credo si occupino di quel tipo di affari. Quindi passano le giornate a bere, fumare e giocare a carte. Che brutta vita, eh? Qualcosa però non mi torna. Ricordate l'annuncio matrimoniale? Giovane vedova, ancora piacente. Il problema è che gli ex coniugi di costei sono vivi e vegeti, quindi è divorziata più che vedova. Sempre merito della meravigliosa sceneggiatura scritta da Paci, mi sa. E certo non servirà molto dirvi che la mia strana servitù è frutto della mia attività di volontariato presso una clinica psichiatrica. Lo sapevo, ma qualcosa non torna. Anche lei dovrebbe essere da internare. E che mazza di volontariato è sfruttare i pazzi come forza lavoro a casa propria senza stipendiarli? È svoluntad de schiavizar. E che il mio avo, Barba Blu, non aveva di certo una bella reputazione. Anche perché il personaggio di una favola è non uno realmente esistito, ma vabbè. Ma sono passato ormai più di 7 generazioni e a casa mia, come in tutto il paese, vive solo gente normale. Normale? Tipo il viandante veneto o l'oste lugubre o ancora l'apneista col boccaio? Aspetta, a meno che... Ti prego, non sei obbligato a continuare. A meno che la storia non si svolga a Gubbio, città della Toscana nota anche come il paese dei matti, poiché tempo addietro il... Non è dove vive Don Matteo. Ah, grandioso, ci mancava solo Don Matteo. Forse è meglio proseguire con... Sì, credo anch'io. Lucrezia si decide a mostrare cosa contiene la stanza segreta. Sei sicuro, Baldo? Quello che vedrai potrebbe non piacerti. Immagino ci sia un televisore collegato a un lettore DVD che proietta all'infinito questo filmaccio, allora. Sbaglio, hai appena descritto l'inferno. Forza, cosa si cela dentro la fatidica stanza? Boh, dimmelo tu. Credo di non aver compreso bene cosa. E non sei il solo. Questa è la mia ribellione contro questa società conformista, borghese, bigotta. Capito? Ballare sul cubo. No, mi sta dicendo che dentro la stanza segreta c'è una sala da ballo con tanto di barista, luci e... No, 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 te lo sta dicendo il film, non io. E vissero tutti felici e contenti. Che? È già finito? Non ancora, c'è luna piena, ricordi? Vai, Logan. Ce la faccio io. Fammi quello che vuoi, ma non mi fare più correre, ti prego. Ehi, non si può dire sia una frase cliché da film horror, quantomeno. Ti volevo dare una cosa da diversi giorni e ora tu la figlia te la do. Che? Il borsellino. È che tu chiedevi. Ma l'uomo lupo dunque è sovrannaturale o semplicemente siamo innanzi a una mascherata? Aspetta, aspetta, rovini la gag. Che vuol dire che un solito tipo? Tu mi rincorso, ora mi violenti. Ma niente affatto. Io ho corso, ora mi violenti. Aiuto, aiuto. Oh, ed eccola qui, fantastica. Devono mettere più guardie alla clinica psichiatrica del paese. Quindi arriviamo ai titoli di coda. Di già. Del resto il film dura appena 48 minuti e mezzo. Era tutto un equivoco. Lucrezia non è un'assassina, in questa storia non v'è nulla di horror. Tranne il lupo mannavo. Il taverniere ossessionato dalla morte interpretato da Oppini. Il maggiordomo sui pattini. Ah, e anche questa cosuzza che ho omesso. La nipote di Barba Blu pare una pellicola realizzata in fretta sul posto. Cioè, è come se Paci avesse scritto la sceneggiatura man mano durante le riprese. La storia è infantile, piena di contraddizioni e di salti temporali. Sono lì che si conoscono e un attimo dopo dichiarano di essere sposati. In 40 secondi di film passano due notti. Il segreto di Lucrezia, poi, davvero si vergognava di dire che le piace ballare. Cioè, non è un po' deboluccio come scheletro nell'armadio? La recitazione, come dire, non è
Sì, direi che esprime bene il concetto. La recitazione non è. Beh, è una commedia. Che dire delle battute? Che siamo a livello di... Sto per ufficializzarlo. Non lo faccia. Non è obbligato. E invece devo. Siamo a livello di parentesi tonde. Non è vero, dai. Sì, sono orribili, ma almeno qui un minimo ci hanno provato. Ma proprio un minimo? Ok, lo ammetto, molti sketch sono semplicemente vecchissimi, stantii o recitati male. Qualcuno è di cattivo gusto, un paio forse si salvano. Due parole sul comparto tecnico? Semplicemente orribile. Una parola sulla regia? Incompetente. Credo che basti per rendere l'idea. Fagio? E por le donazioni mirate in descrizione. Grazie. Per un po' non vedrete stroncature, il mio ottobre è alquanto impegnato. Però, nonostante tutto, cercherò di preparare lo speciale di Halloween. Quindi, orbene, può far baffo, alla prossima!